OS X include una serie di tool veramente molto interessanti, molti dei quali destinati alla produzione o all'editing dei video. Video che sfruttando esclusivamente l'applicazione tool installati in OS X possono essere editati, ovviamente con un editing molto leggero, e modificati. In questo video vi farò vedere come tagliare i video, come dividerli, come affiancare delle clip senza utilizzare nessuna applicazione esterna, quindi non utilizzeremo neanche iMovie. Utilizzeremo solo quello che ci dà in partenza OS X e lo faremo del tutto gratuitamente. Il risultato vedrete che sarà comunque buono, ovviamente se avete necessità di fare dei montaggi video più professionali è chiaro che dovete affidarvi ad applicazioni esterne, anche iMovie potrebbe essere una buona soluzione. Io sono Derek Alind e questo è un nuovo video di Tech Fan Page. Per modificare i file video utilizzeremo QuickTime e un menu particolare dell'applicazione. Ovviamente il menu che ci interessa è il menu modifica, menu nel quale una volta aperto un file video sarà prima di tutto possibile effettuare il taglio del file, cioè scegliere solo una sezione del file video. Per farlo è necessario scegliere proprio la voce taglia e impostare il punto di inizio e il punto di fine, ovviamente poi dare l'ok. Vedrete che il video che verrà visualizzato sarà solo quello selezionato. Ma non finisce qui, utilizzando semplicemente QuickTime si potrà ruotare il video a sinistra, si potrà ruotare il video a destra e si potrà avere anche un'immagine speculare o capovolta, tutta grazie al menu modifica dell'applicazione. È inoltre possibile allineare diverse clip che possono essere prese da più file oppure da un unico file video, nel quale praticamente si va solo ad eliminare un intervallo che ci interessa. Per farlo bisognerà utilizzare sempre il menu modifica e scegliere la voce dividi, e vedrete che in timeline verranno visualizzate due clip video, ovviamente provenienti in questo caso dallo stesso video. Per ogni clip è possibile utilizzare il comando taglia in modo tale da poter scegliere solo le zone del video che ci interessano. A questo punto, quando sono state effettuate queste piccole modifiche, con QuickTime è anche possibile esportare, quindi convertire i file video. Per farlo bisognerà utilizzare il menu file dell'applicazione, scegliere la voce esporta e noterete che saranno disponibili diverse opzioni. In base alla risoluzione sarà possibile esportare a 1080p, a 720p, a 480p, oppure sarà possibile esportare solo in formato audio, ma selezionando la voce iPad, iPhone e iPod Touch sarà possibile scegliere tra diversi formati compatibili con i diversi dispositivi di Apple, e questa è una cosa veramente molto comoda, perché anche se si ha un file video di un formato non compatibile con uno smartphone o con un tablet di Apple, utilizzando questa funzione di esportazione si potrà convertire il file video e fare in modo quindi che venga riprodotto anche dai dispositivi mobili di Apple. QuickTime è un'applicazione veramente potentissima, in pochi la sfruttano in realtà, ma in effetti è fatta veramente bene, le funzioni che integra sono fantastiche, tra l'altro anche compatibile con tutti i formati registrati anche dai nuovi iPhone, e quindi per fare un editing video veloce, spicciolo, proprio per unire o dividere dei video, è sicuramente la soluzione migliore e anche quella più veloce. Io sono Derek Alind e l'appuntamento al prossimo video di Tech Fan Page.